In realtà il mio laboratorio di ricerca ha due grossi progetti, entrambi focalizzati sulla creazione di un cuore, uno un cuore artificiale meccanico, l'altro un cuore biologico. Naturalmente è importante avere i finanziamenti adeguati per portare a termine questi due progetti e non restare, come molto spesso accade in Italia, a metà del guado, in cui tu sei partito, sei arrivato a dei risultati eclatanti, devo dire, devi chiudere il cerchio e purtroppo questo non può accadere perché mancano gli ultimi finanziamenti necessari. Ecco, chiaramente un progetto di questo tipo comporta appunto degli iniziativi cospicui. Quando parlo di finanziamenti, chiaramente parlo di finanziamenti che alla luce di budget regionali piuttosto che nazionali non sono così cospicui, però parliamo di budget intorno ai 50 milioni di euro. E questo è un orgoglio per la sanità veronese, visto che lei è veronese e è veneta. Lei a Padova dirige una struttura dove tra l'altro avete, si può dire, raggiunto un record, perché le liste d'attesa, che sono, sappiamo, le cahiers de doléances, soprattutto nel settore dei trapianti, sono praticamente azzerate, si può dire così. Allora, distinguiamo tra liste d'attesa per gli interventi cardiochirurgici tradizionali e liste d'attesa per i trapianti, che è impossibile azzerare. Però il centro che mi onoro di dirigere è sicuramente riuscito, messo in condizioni ottimali da parte della regione, quindi che ci ha dato ulteriori risorse, di ridurre da un anno le nostre liste di attesa a meno di 30 giorni per quanto riguarda gli interventi cardiochirurgici tradizionali. E invece come gruppo anche quest'anno chiudiamo al primo posto come centro trapianti di cuore in Italia e come centro impiantatore di sistemi di assistenza meccanica al circolo, quindi la massima risposta che possiamo dare in termini assistenziali ai pazienti affetti da scompenso cardiaco refrattario. Tornando con un'ultima domanda a questo progetto davvero prestigioso e ambizioso che lei sta sviluppando, qual è il paziente, diciamo, tipo nel quale potrebbe essere impiantato un cuore miniaturizzato? Ottima domanda, sono quei pazienti candidabili a trapianto cardiaco in cui non è disponibile un cuore per il trapianto e quindi naturalmente potremmo rispondergli con un cuore artificiale. Ecco, questo tipo di ausilio, chiamiamolo così, può essere permanente o è solo, diciamo, una soluzione temporanea in attesa del trapianto vero e proprio con un organo espiantato da un'altra persona? Il cuore artificiale attualmente disponibile, che è un cuore americano, anche se c'è un cuore francese che attualmente è in fase sperimentale, possono garantire la sopravvivenza del paziente ma come ponte al trapianto cardiaco, in quanto la qualità di vita che garantiscono non è ottimale. Il nostro progetto sarebbe quello di andare oltre la capacità di garantire la sopravvivenza.